Ciao a tutti amici di YouTube, come sempre sono Scorpion Alpha e oggi sono qui con un altro video dei Funny Moments di GTA Online. Più che altro lo definirei Horror Moments, dato che siamo ad Halloween e sto giocando una missione della modalità competizione, chiamata Slasher, suddivisa in tre mappe. Questa è la terza, cioè siamo sulla nave. Io che sono un maniaco devo uccidere con il fucile a pompa le mie prede. Dove siete, pecorelle? Sto arrivando! Dai, 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 che sto arrivando! Praticamente siamo al buio. Eccolo lì. È uno. Mi sono spaventato io. Ma non importa. Continuiamo. Dovrebbe essere al buio. Solo che siamo su una nave. Quindi qui c'è abbastanza luce. Diciamo che è l'unica mappa in cui c'è abbastanza luce. Ho ancora 2 minuti e 39 secondi. Devo uccidere le altre 4 pecorelle. Ops. Ho visto una torcia. Guardalo, guardalo. Headshot. Più o meno, dai. Halloween shot. Ne rimangono tre. Forza e coraggio. È un giochino da fare tutti insieme, che bello. Mamma, giochiamo a prendere. Eccolo lì, uno. Boom. Ne mancano due, però il tempo sta scorrendo, raga. Si sono salvati. Fortunati loro, compagni di morte. Ti stanno dando la caccia, perfetto. Ora non sono l'unico col fucile a pompa, dato che non sono riuscito ad ammazzarli tutti. Adesso pure loro hanno le armi. E adesso sarà una bella batosta. Una sfida molto amichevole, pacifica, mi sembra corretto. Adesso devo stare molto attento. Ovviamente. Oh porca puttana, vai vai. Ma quanto cazzo mi sono spaventato. Nelle altre mappe è ancora peggio perché è molto buio e quindi c'è pochissima luce e fa davvero spaventare quando ti compare il mostro davanti, il mostro dell'armadio. Non proprio. Guardalo. Attraverso il vetro. Ricarica, porca puttana, vai. Ok. Perfetto. Li ho eliminati tutti. Lui col braccio di fuori, così dalla nave. Ci sta. Secondo round, ragazzi. Guardate che bellissima maschera, davvero fantastica. Hello! Stile Trevor. Hello! Guardalo. Oh! Sta scappando, sto arrivando! Vai alla tana, sto arrivando! Vai, no, non morire, vai, ammazzalo, raga, ma perché non muore, porca puttana? Ok, dopo tipo 4 colpi di fucile sulla faccia, proprio fucilate nel senso sbattere il fucile sulla faccia dell'avversario. Bene, idromassaggio per chi volesse un po' di relax, così, in tutta tranquillità, senza nessuno che disturbi. Lui non riesce a trovare me e io non riesco a trovare lui. C'è molta tensione tra i due pugili. Oh, no, è cadavere. Lui era lì d'effetto perché. Oh porca puttana. Madonna, mi sono spaventato, non vi dico. Vabbè, mi hanno impallinato. Stavolta ho perso, round perdente, non importa. Ok, è arrivato il momento di fare la preda. Scorpion Alpha, come ti senti fare la preda? Mi sento molto bello. Cioè, molto bello. Usiamo dei termini corretti, certo. Non facciamo luce perché sennò mi sgamano. Mi sento molto. Ah, quello è un compagno di morte. Sì. Una delle prede. Anch'io. Mi sento molto bene perché sono una preda ed è un'esperienza nuova. È stato bello partecipare, sì. Ok, sanità mentale 100%. Poi c'è il bagno, una piastra per capelli, cazzate varie, un asciugamano. Dovrei lavarmi appunto la faccia perché guardate un po', figo della Madonna. Non mi conviene stare in questi corridoi perché mi devastano, potrebbero devastarmi. E non è una cosa positiva. Rimaniamo solo in tre.
Ma vaffanculo. Stavo per tirare la torcia in testa, ma all'ultimo mi ha ammazzato. Eccoci qui, un altro round, stavolta come preda. Ok, è abbastanza preoccupante perché non c'è più luce proprio per niente. E non so dove andare. Potrei camperare qua, raga, senza fare un cazzo tutto il tempo, però rischio di essere killato. Però è abbastanza brutto stare qui al buio senza fare un cazzo. Io esco, tanto so che mia porca puttana era un mio amico. Devo tipo premere la torcia a colpi, se no... Ok, siamo rimasti solo in due. Ok, non è una cosa positiva, non è positiva. Oh, porca puttana, porca puttana. Porca la merda. Che cazzo è quello? Sta venendo. Via! Via, raga, via! Corri! Dai! Oh, porca puttana! Fa paura! Vediamo se riesce... Oh! Mi hanno ammazzato. Era più che ovvio. Anzi che dire, ho provato anch'io a fare la preda senza molto successo perché mi sono fatto killare subito. Come al solito, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un bel mi piace e iscrivetevi. Da Scorpion Alpha è tutto, ci si becca al prossimo video.